Pescara Pontedera, il debutto del neotecnico Emmanuel Cascione, ex grande capitano biancazzurro. 4-3-3, la novità sostanziale, Mesic nel cuore della difesa per lo slovacco, 4 panchine nelle precedenti 5 sfide. A centrocampo Squizzato, Play, Aloy e Dagasso Mezzali, davanti Merola e a Cornero a supporto del rientrante Cuppone. Toscani privi di Benedetti per squalifica e dell'ex Ganz causa infortunio. 3-4-2-1, attacca il Pescara, c'è questa bella incursione di Cuppone e poi la conclusione di Merola. Si oppone Vivoli, ancora Merola di testa, fuori gioco di Cuppone che aveva corretto alle spalle del suo difensore toscano e dunque gol annullato. Si alza la bandierina del guardaline che opera proprio sotto i distinti. Rivediamo il tiro di Merola, poi la respinta, ancora il tapin di Merola con la testa e Cuppone, probabilmente il pallone sarebbe uscito, non lo sappiamo se sarebbe uscito o meno. Intanto qui ci prova i Peli all'altezza del limite dell'area di rigore biancazzurra, blocca a terra il portiere Plizzari. Poi, 40° minuto, c'è questo cross di Squizzato, il colpo di testa, il tentativo, stop e tiro di Accordero che schiaccia troppo la conclusione con il destro. Maglia numero 11, siamo al 40° minuto nel corso del primo tempo, il gol del Pescara, anzi 43° Accordero, la traccia per Milani, la conclusione di Cuppone, la respinta di Vivoli, il tap-in vincente di Davide Merola, sono 15 in campionato per questo giocatore, davvero valore aggiunto del girone di ritorno. Nelle ultime 12 partite non è andato a segno soltanto in una gara, quella di Gubbio, persa 4-0 dalla squadra ancora allenata all'epoca da Zeman. Poi 65°, siamo nel secondo tempo, il tentativo del numero 11 della squadra ospite, Ianesi, classe 2002, la palla termina distante dal palo sinistro, rispetto al palo sinistro della porta, difesa da Plizzari, attacca il Pontedera, il Pescara si abbassa ma rimane con le linee strette, questa è la grandissima opportunità, un rigore in movimento clamoroso per Ignacchiti che alza la mira da due passi su cross di Del Pupo, cross basso, invito basso, tutti a vuoto, l'unica disattenzione del reparto arretrato biancazzurro. 5 minuti di recupero, ci prova Salvadori, è entrato in corso d'opera, giovane del 2005, il pallone termina altissimo, non ci saranno altri pericoli, il Pescara mantiene il possesso palla, 5 minuti di recupero, ribadisco, decretati dal direttore di gara Silvestri della sezione di Roma 1. Finisce 1-0 per il Pescara che torna a flirtare con il successo, la prima vittoria per il neotecnico Emmanuel Cascione. Decide Merola al 44° della prima frazione, Pescara 1 Pontedera 0.